Innanzitutto devo fare i complimenti alle due squadre perché hanno fatto veramente una grande partita e come diceva giustamente il mister, penso che il campo abbia penalizzato un po' tutte e due le squadre perché penso che sia noi che loro abbiamo delle qualità importanti, specialmente in attacco, dove chiaramente la palla se va via liscia è più un vantaggio per tutti. Faccio i complimenti alla mia squadra perché abbiamo affrontato la prima della classe, l'abbiamo visto che è una squadra importante, una squadra sorniona, come diceva giustamente, abbiamo fatto tantissimo, abbiamo fatto bene, però siamo stati anche leggermente fortunati nell'occasione del palo all'ultimo che se andava dentro purtroppo la partita la perdevi, magari anche immeritatamente, ma poi insomma dopo non come vai a raccontarla, comunque sì, l'avevi persa. Però insomma sapevamo che oggi era difficile, faccio complimenti ai giocatori perché hanno interpretato alla grande questa gara, sapevamo insomma, che era importante ricominciare a fare il risultato dopo la sconfitta di Taranto. Adesso insomma, abbiamo altre partite difficili, però insomma, superato questo ostacolo abbiamo più fiducia. Mister, possiamo chiederti un parere sull'episodio dubbio? Parlavamo anche con mister Fogliamanzillo dell'episodio capitato su un'area di rigore su Citro. Non si è capito perché l'arbitro ha lasciato proseguire. Cioè, noi non diciamo che magari fosse stato, cioè, era un rigore netto, però comunque quantomeno l'arbitro poteva giudicarlo o da simulazione o quantomeno da rigore. Ci è sembrato assurdo ma lasciare continuare senza sapere né come né quando, insomma. Ma anche a noi nel primo tempo hanno fatto un fallo su Lattanzio veramente incredibile, ha lasciato correre, abbiamo preso un contropiede che a poco abbiamo rischiato, mi sembra proprio l'occasione del palo del primo tempo. Le valutazioni di quest'arbitro secondo me sono state un po' così, è chiaro da dove eravamo noi della panchina ho visto anch'io che c'era probabile qualcosa, un fallo, una trattenuta, però non so, forse lui magari da era più vicino di noi ha visto meglio. Mister, sicuramente il Bisceglie visto oggi a Marcenise se ne esce con un risultato positivo che fa morale e sicuramente siamo d'accordo con il mister del Marcenise quando ha detto che il Bisceglie da qui alla fine del campionato ne vincerà tante di partite. Ma noi, come abbiamo detto prima, abbiamo fatto su questa squadra a dicembre, stiamo un pochino così, cercando di recuperare il tempo perso nella parte iniziale. E quando sei a rincorrere le battute d'arresto a volte sono fondamentali. Però guardiamo sempre avanti e adesso dobbiamo cercare di raggiungere il prima possibile la quota salvezza, poi dopo quello che facciamo in più tutto il guadagnato. Una parolina finale a questi tifosi, anche oggi sono stati numerosi in Sì, conoscenza. veramente ci seguono con grande entusiasmo e questo per noi è un grosso aiuto, specialmente fuori casa. In casa purtroppo o per una cosa o per un'altra, a volte siamo senza pubblico, e specialmente per una squadra come noi che ha bisogno di stimoli è importante. Però insomma andiamo avanti e guardiamo al futuro con grande attenzione perché insomma abbiamo tante partite da giocare ma dobbiamo vincerle.